Però a proposito dei numerosi tifosi che arriveranno con l'aeroporto romano di Fiumicino, alla fine di dicembre comporterà un super lavoro, ci saranno oltre 120 voli in più, per questo lei ne avrà aumentato del 25% il personale della torre di controllo. Relaxa Laser Golf Hotel, buongiorno, number 2, se ne parli per Sciarpano, continui di approccio. Sono previsti circa 120 voli in più nella giornata tra martedì e mercoledì in arrivo e più conseguenti partenze. Mi arrivi proprio in questi momenti, in queste ore? Come vedete, da questo terminale il volo previsto in arrivo da Manchester che porta la squadra del Barcellona è prevista nella mattinata di domani. Il primo ad arrivare a Fiumicino è l'aereo della squadra inglese. In tutto sono 120 voli in più sugli oltre 1000 di ogni giorno, il che vuol dire che il traffico cresce di oltre il 10%. Anche l'ENAV aumenta l'attività di controllo. Un evento così a Fiumicino è raro. Visita di capi di Stato, ricordo anche quello che è avvenuto per la morte del Papa Wojtyła, quindi abbiamo tutta una struttura che è funzionale a gestire questi eventi eccezionali. Il picco del traffico mercoledì notte dopo la partita, quello che chi lavora qui in questa torre a 60 metri da terra chiama deflusso. Noi per questo abbiamo rafforzato la nostra linea operativa, avremo circa il doppio del personale presente in torre di controllo che garantirà appunto, vista l'eccezionalità dell'evento, gli adeguati standard previsti per garantire un deflusso ordinato in funzione della richiesta di traffico che c'è in quel periodo. Stefania Trapani, Sky TG24. E dunque, vediamo allora l'appuntamento.